Siamo con Paolo Ottone, tra gli organizzatori della Lago Maggiore Half Marathon, che si correrà il 7 marzo. Quest'anno cambio di percorso, da Verbania a Stresa, anziché da Stresa a Verbania. Come mai questo cambio? Beh, è un esperimento che abbiamo già pianificato, diciamo, la prima edizione. Siamo arrivati alla terza a metterlo in campo ed è un esperimento che secondo noi porterà un grosso apporto alla gara. È un esperimento, una prima mondiale, perché non esistono altre gare al mondo che applicano questa scelta. Noi ogni anno invertiremo il percorso e secondo noi sarà un motivo di forte interesse per i podisti e anche per il pubblico. Per i podisti perché saranno in grado chiaramente di confrontarsi su un percorso oppure sull'altro. Mancano meno di 2 settimane, siamo già a 1800 iscritti, buona anche la presenza straniera, circa il 20%, e qualche nome ancora, diciamo, segreto tra i top runner, ma ci sarà una sfida probabilmente tra DJ, quella sicura. Sì, abbiamo più di 1800 iscritti ad oggi, quindi siamo in linea con i numeri dell'anno scorso, dove avevamo 2300 iscritti. Sicuramente abbiamo importantissimi progetti oppure novità legate all'evento. Una di queste è lo scontro che ci sarà tra i due DJ, diciamo, non so se sono i più famosi, ma sicuramente sono tra i più famosi in Italia. Uno è Linus di Radio DJ e poi ci sarà DJ Paoletta di Radio RTL. Questo è un modo anche questo di promuovere, di portare promozione al territorio, e sicuramente assieme ai partecipanti che arrivano da varie regioni d'Italia, da tutte le regioni d'Italia, c'è un grosso numero di partecipanti stranieri che è aumentato rispetto all'anno scorso di più del 10%. Quindi significa che questa gara è una gara internazionale che piace, che porta un valore importante al territorio. Correre fa bene alla salute, ma anche alla beneficenza. Sì, un'altra novità di quest'anno è che abbiamo incrementato i progetti benefici che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso era uno, quest'anno diventeranno tre. Uno sarà a favore dell'ospedale pediatrico Maier di Firenze, il secondo sarà per l'associazione Veronica Argento e un terzo sarà reso noto la settimana prossima. Un grosso progetto benefico. Noi crediamo assolutamente che la solidarietà sia importante, cioè chi è come dire, fortunato di poter correre, tra virgolette, fare fatica, deve essere sicuramente grato di questa cosa e cercare di donare il sorriso correndo a qualcun altro. Noi come organizzatori abbiamo deciso di devolvere una parte delle quote di iscrizione, anche se devo dire che è un grosso sacrificio in questo momento difficile economico, intendo. Però abbiamo deciso di fare questa cosa lo stesso, di donare parte delle iscrizioni a queste associazioni. Appuntamento allora al 7 marzo.